Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buona domenica a voi. A Natale la notizia che è risuonata in tutte le chiese era questa: è nato per voi il Salvatore. Sì, ma già qualche giorno dopo è un'altra la notizia che il Vangelo fa risuonare. Erode vuole cercare il bambino per ucciderlo. Giuseppe, prendi il bambino e sua madre e fuggi, mettilo in salvo. È un bambino del resto, anzi un neonato. Cosa si può pretendere da un neonato? Però sorge il dubbio: che ci viene a fare Dio in questo mondo se non è nemmeno in grado di proteggersi dagli arroganti e dai criminali? In questa domenica si celebra la famiglia nella quale Gesù Cristo è nato ed è cresciuto. Santa Famiglia la si chiama. E il pensiero va ovviamente alle famiglie, le nostre famiglie. Non poche tra esse sono cominciate con un matrimonio cristiano, cioè nel nome del Signore. Ciò significa che nell'andare avanti si intendeva lasciarsi consigliare e guidare da ciò che il Signore dice nel Vangelo. Ma cominciare nel nome del Signore vuol anche dire che il Signore ci è accanto fuori e fuori per tutto il cammino, con discrezione, con rispetto, senza abbandonarci mai. Ma qui sorge una perplessità, allora. Forse che questa presenza evita le difficoltà, toglie di mezzo gli ostacoli o risolve con una bacchetta magica i problemi che si presentano via via che la famiglia si va costruendo? No, affatto. Ma allora che senso ha cominciare una famiglia nel nome del Signore se poi si ha l'impressione di essere da soli a dover far fronte a tutto? Una domanda simile a quella che ci ponevamo poc'anzi: come può salvare l'umanità questo Signore, questo Salvatore bambino, che non è nemmeno in grado di salvare se stesso? Giuseppe, prendi il bambino e sua madre e fuggi, portalo in salvo. No, Dio non ci è accanto per evitarci gli ostacoli o i problemi, ma per affrontare tutto insieme a noi. Così che anche nei momenti più duri da attraversare possiamo restare umani, conservare l'armonia senza cadere nell'angoscia. È così discreto Dio nello stare con noi che la sua presenza ha le caratteristiche di quel bambino. Va difesa, salvaguardata. È troppo preziosa, c'è troppo necessaria per permetterci di ignorarla o di sottovalutarla. Siamo ancora in tempo di auguri e allora scambiamocene ancora uno. Ci stia a cuore la presenza del Signore in mezzo a noi e il Signore non si smentirà. Sarà Lui il nostro sostegno e la nostra forza. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.